direttore dell'area rifiuti della Regione Lazio Flaminia Tosini e l'imprenditore Walter Lozza sono stati arrestati dai carabinieri del NOE nell'ambito di un'indagine della Procura di Roma sul progetto per realizzare la nuova discarica della Capitale nella cava di Monte Carnevale. I due sono indagati per corruzione, concussione e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Per gli inquirenti, Tosini ha prestato sistematicamente la sua opera per risolvere ogni problema di Lozza, già proprietario di due delle tre discariche in funzione nel Lazio. Sciogliere presto il verdetto su AstraZeneca, perché per il Lazio rappresenta circa il 45% della nostra capacità vaccinale. È l'appello lanciato oggi dall'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato, che ha spiegato come senza poter andare avanti viene compromessa la tempistica della campagna vaccinale. Le dosi non utilizzate del siero anglo-svedese sono integre nei nostri frigoriferi, in attesa di sapere se è possibile utilizzarle, ha precisato D'Amato. 7.000 gli sms inviati alle persone prenotate domani con AstraZeneca e che saranno richiamate. Roberto Gualtieri sarà candidato sindaco di Roma del Partito Democratico. L'ex ministro dell'Economia, dopo giorni di riflessione, ha sciolto la riserva ed entro la fine della settimana ufficializzerà la sua decisione, probabilmente con un video su Facebook. Una scelta che divide il campo del centro-sinistra capitolino. Carlo Calenda non ha intenzione di ritirarsi dalla corsa per il Campidoglio né di partecipare alle primarie. Appare evidente la scelta di rompere. Ci confronteremo alle elezioni, ha detto il leader di Azione. Era ritrovo abituale di pregiudicati dediti al traffico illecito e all'assunzione di sostanze stupefacenti. Per questo motivo il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, ha deciso di revocare in via definitiva la licenza al bar Suami di via Fiuminata, nel cuore del quartiere romano di San Basilio. L'attività era stata già chiusa per gli stessi motivi a dicembre per 5 giorni, ma nulla è cambiato dopo la riapertura. Per la sindaca Virginia Raggi, questo provvedimento chiude una vicenda segnalata da tanti cittadini che si sono fidati delle istituzioni. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.